Buongiorno amici di Food Napoli, oggi andremo a fare l'antenato dei paccheri alla Massise, il famoso rigatone, cozze e pecorino. Guardate qua che spettacolo ragazzi, guardate qui. Ok, ringrazio tutte le persone che mi stanno seguendo, siete tutti nel mio cuore. Mentre io vado a mangiare questa bontà, voi guardatevi la ricetta e ci vediamo al prossimo video, ciao! Allora amici, per fare questo piatto semplice e sfizioso occorre un poco di prezzemolo, uno spicchio d'aglio, del pepe in grano, io pepe normale, un pecorino non troppo stagionato, io me lo sono fatto tagliare al banco altrimenti risulta troppo salato, olio evo, 500 g di cozze per due persone e 200 g di mezzi rigatoni. Io non avevo rigatoni, ho preso i mezzi rigatoni, sono anche più sfiziosi d'estate e sono un pochino più leggeri dei rigatoni normali. Ok, andiamo a preservare tutte le foglioline del prezzemolo e lo andremo a tritare finemente. Una volta tritato il prezzemolo andiamolo a mettere da parte in una ciotolina. Adesso andremo a grattugiare 30 g di pecorino. Mettiamolo sempre in una ciotolina, mettiamolo da parte. Già abbiamo messo l'acqua con la pentola per la pasta, però abbiamo messo giusto mezzo pugno di sale doppio. Ragazzi, manteniamoci con il sale poiché il pecorino e l'acqua delle cozze già risulteranno salati. Ok, abbiamo messo in una padella un filo d'olio, spicchio d'aglio e i gambi di prezzemolo che abbiamo preso in precedenza per andare a aprire le cozze. Man mano che si aprono le cozze andiamo a mettere in una ciotolina una a una per mantenere sempre quella freschezza, non bisogna farle cuocere troppo. Le cozze poi che non si aprono, come queste per esempio, non le gettiamo direttamente poiché saranno cozze morte. Andiamo a filtrare tutto il sughetto delle cozze e lo mettiamo da parte. Adesso è il momento di scottarci un pochino le manine, a sgusciare tutte le cozze e metterle in una ciotolina a parte. In una padella lasciamo il fuoco bassissimo e mettiamoci l'acqua il sugo delle cozze che abbiamo visto in precedenza, una spolveratina di pepe e una spruzzatina di prezzemolo fresco. Lasciamo la fiamma a fuoco bassissimo perché questo sughetto né si deve asciugare e né deve cuocere il prezzemolo. Poi nel frattempo io da parte mi sono fatto delle scaglie di pecorino. Andiamo a calare la pasta e un pochino prima, 2-3 minuti prima che la pasta sia cotta, la riponiamo nel sugo delle cozze. Alziamo la fiamma ovviamente e aggiungiamo qualche mezzolo di acqua di cottura della pasta che è ricca di amido e far legare tutto il sughetto e far asciugare anche il sughetto alla pasta. Andiamo a mantecare per bene. Giriamo, se non sapete saltare ovviamente girare con una cucchiaia di legno, aggiungiamo qualche mezzo di acqua di cottura man mano che si asciuga il sughetto. Cotta la pasta spegniamo il gas e andiamo ad aggiungere non tutto il pecorino ma giusto un pochino perché altrimenti si formano troppi grumi. Trucchetto per non far formare i grumi: o si fonde il pecorino con un mezzo d'acqua bollente del sugo delle cozze o dell'acqua della pasta, oppure fate raffreddare la pasta e poi aggiungete il pecorino, lo potete aggiungere anche tutto quanto. Nel mio caso io l'ho fatto con la pasta che era bollente, appena spento il gas, e ovviamente io siccome che manteco di continuo saltando la pasta, quindi i grumi non li faccio formare. Fatto questo andiamo ad aggiungere anche le cozze e andiamo ad asciugare il sughetto perché come vedete c'è ancora troppo sugo sotto la pasta e risulta troppo acquoso. Andrò a mettere una spolveratina anche di prezzemolo e poi andrò a girare finché non si tolgono tutti i grumi del pecorino e non si assorbe un pochino il sughetto tramite l'amido della pasta. Vedete, facendo sempre questa operazione di continuo far sì che si asciuga tutto il sughetto. Adesso vi faccio vedere, non ci sono più grumi. L'antenato di questo piatto sono i famosi paccheri alla Massise, ricetta già postata su Food Napoli e sulla mia pagina Facebook.
Poiché questi paccheri alla massese si utilizzava il pecorino oppure formaggi misti, sempre nei pressi di Massa Lubrense è nato il famoso piatto rigatoni, cozzo e pecorino, che non è altro un cacio e pepe con del prezzemolo, col sugo delle cozze e le cozze. Piatto semplicissimo, estivo, semplice da fare e veloce. Ok, andiamo a mantecare per bene. Io andrò sempre a girare, a girare, a girare finché non si assorbe un pochino il sugo e si toglieranno tutti i grumi del pecorino. Qui vedete? Ok, andiamo a impiattare. Mettiamo qualche cozza sopra per guarnire il piatto. Facciamo una bella spolveratina di pepe in granuli. Se non avete pepe in granuli potete anche utilizzare il pepe normale. Una bella spolveratina di prezzemolo fresco, da sempre quel tocco di freschezza che è buono. E poi io a mio gusto ho messo delle scaglie di pecorino, però potete anche non metterle. Mettiamoci un pochino di sughetto sopra, questo sughetto molto buono fatto di formaggio e sugo delle cozze. E guardate qui che spettacolo, ragazzi. Questo piatto è molto veloce, semplice ed estivo, ve lo consiglio vivamente. Spero che questo video vi sia piaciuto, ringrazio tutte le persone che mi stanno seguendo, siete veramente in tanti, grazie, grazie di vero cuore. E ci vediamo al prossimo video? Sì, dai, ci vediamo al prossimo video, un forte abbraccio a tutti, ciao!